Allora, diciamo brevemente che cos'è un calcolo di verifica e un calcolo di progetto. Un calcolo di progetto è un calcolo che ci deve portare da, diciamo, determinati dati di ingresso, ci deve portare a dimensionare un'opera. Quindi un calcolo di progetto è quello, per esempio, che ci può portare a dire, conoscendo la portata in ingresso, posso dimensionare un canale, no? E quindi, diciamo, abbiamo dalla portata dimensioni del canale. Oppure, per stare, diciamo, ai disegni che stavano qui, in base al carico che una trave deve sopportare, dimensionare la trave. Cioè, se io so che ci devono andare quei tot quintali, eccetera, in base a quello dimensiono la trave. Prof, così il calcolo del progetto, il calcolo che serve per la realizzazione di un'opera di Sì, a in particolare per dimensionare dimensionarla. tramite dei dati di input. Sì, tramite i dati di input, è tutto un procedimento che può essere più o meno complesso, portare a dimensionare un oggetto, un'opera. Dimensionare vuol dire quest'opera. Tipo, per esempio, questo canale deve avere queste dimensioni, deve avere questa base, questa inclinazione delle sponde e compagnia bella. Quindi tutto quel che ci porta, tutto quel processo che ci porta ad assegnare le dimensioni a un'opera. Non solo le dimensioni geometriche, ma anche, che so, vabbè, il materiale è una cosa che si decide più che altro, più che, diciamo, anche quello è un dato di input. Questo è il calcolo di progetto. Il calcolo di verifica è l'opposto. Cioè, se io vengo chiamato a fare un collaudo di un canale, mi trovo davanti questo canale, no? Con queste dimensioni. Io devo prendere le dimensioni del canale, cioè non devo prenderle dal progetto, a meno che non mi venga sottoposto un progetto. Ma se mi viene sottoposto un canale già costruito, io con un topografo, insomma, devo prendere per bene tutte le dimensioni caratteristiche di questo canale e devo vedere quale portata può smaltire. Quindi, questo è il progetto. Calcolo di progetto. Il calcolo di verifica, invece, è dalle dimensioni, partendo dalle dimensioni, vedere quale portata può convogliare. Il Cioè, contrario, il contrario, il procedimento inverso. devo prenderne le caratteristiche e verificarne la portata. E verificare quale portata può convogliare. Portata, diciamo, nello specifico, cioè, In che senso proprio? Cioè, nel senso il calcolo di verifica serve solo nel caso in cui io dovessi, diciamo, cioè, dovessi calcolare una portata che... In questo caso Ah, in questo sì. caso. Cioè, io ho un bacino come abbiamo disegnato altre volte, no? Ho un bacino, no? Con un'asta principale e chiudo qui il bacino perché questa è, diciamo, qui bisogna realizzare per esempio un canale per proteggere degli insediamenti che ci sono qui, non li ho fatti fuori del bacino, avrei dovuti fare dentro.
Quindi devo dimensionare questo canale, devo fare il progetto. Allora, come faccio a fare il progetto? Devo innanzitutto stimare la portata che Madre Natura farà, diciamo, defluire qui in questa zona. E, trovata la portata, devo assegnare le dimensioni al canale. Cioè, per questa portata ci vuole un canale di queste dimensioni. Di queste dimensioni, va bene? Dunque, questa è la progettazione idraulica del canale, il dimensionamento idraulico, perché poi ci vuole, anche se qui devo ricoprire, bisogna anche vedere questo materiale che cos'è, calcestruzzo, diciamo, non si usa più tanto, massicciate, tronchi, eccetera. Bisogna dimensionare questo materiale, bisogna scegliere e dimensionare questo materiale in maniera che staticamente, che abbia una sua resistenza statica, no? Però questo è più un compito, diciamo, dell'aspetto costruttivo, cioè del settore costruzioni, non dell'aspetto idraulica. L'aspetto idraulica dice: da qua devono passare tot metri cubi al secondo, il canale deve essere capace di far passare tot metri cubi al secondo. Quindi tratta solo della portata, non delle strutture. Questo si chiama dimensionamento idraulico. Nel momento in cui io calcolo la portata, sto facendo un calcolo idrologico, una stima idrologica. Quando poi, dopo questa stima, quando so quant'è la portata, devo assegnare le dimensioni al canale, delle dimensioni tali da convogliare quella portata senza farla esondare, no? Tenendo presente eventualmente che in quella portata ci possono stare tronchi d'albero, frigoriferi, macchine vecchie. Quindi questo è il dimensionamento idraulico. E quindi questo è il calcolo di progetto. Il calcolo di verifica è l'opposto. Qualcun altro ha progettato o magari ha progettato e costruito il canale, immaginiamo che sia già costruito, il calcolo di verifica, se devo fare una verifica, devo prendere io le misure del canale e da queste misure calcolare quale portata può smaltire. Per cui, se questo ufficialmente è stato dimensionato per 110 metri cubi al secondo, io devo vedere: con questo dimensionamento riesce a convogliare 110 metri cubi al secondo o ne convoglia 80, oppure si sono proprio sbagliati e ne convoglia 200 e sono stati spesi dei soldi inutilmente. Cioè, deve, se è dimensionato, e devo anche verificare la giustezza della stima idrologica, cioè, ok, 110 metri cubi al secondo, ma è vero che passeranno 110 metri cubi al secondo di qua? Quindi devo fare tutto il percorso a ritroso durante la verifica. La verifica parte dall'opera realizzata e deve arrivare a quei dati di input che dovrebbero aver portato a quelle dimensioni. Quindi differenza tra progetto e quando io devo realizzare, verifica e quando devo verificare, cioè devo controllare se la cosa è stata fatta a regola d'arte, diciamo, almeno per quanto riguarda la verifica idraulica. Entrambi fanno parte del dimensionamento idraulico? Solo no, questo è il dimensionamento. La verifica è il controllo sul dimensionamento, per vedere se il dimensionamento è stato fatto bene. Diciamo che calcolo di progetto e dimensionamento sono praticamente due nomi della stessa cosa. Oh.
Per questa Q, vedete questa Q, è la Q stimata che dovrebbe passare attraverso quel canale, senza emendare. Quella Q, quella portata, si chiama portata di progetto, mi raccomando, si chiama portata di progetto. Diciamo, l'espressione è abbastanza chiara perché è portata di progetto. Perché in base a quella portata bisogna fare poi il progetto del canale, cioè si passa dalla stima idrologica, che richiede, diciamo, la conoscenza dell'idrologia. In base a quella stima idrologica, cioè alla portata che si è ottenuta, questa famosa portata di progetto, devo fare il progetto del canale. E che si fa, poi vedremo nel seguito, si fa in base alle leggi dell'idraulica. Quindi diciamo che nella prima parte, per arrivare alla Q, si fa con l'idrologia. Dalla Q al dimensionamento del canale si fa con l'idraulica. Quindi, diciamo, il primo passo è arrivare a questa portata di progetto. E diciamo che se abbiamo stimato bene la portata di progetto, siamo già a metà dell'opera. Allora, diciamo, adesso impiegheremo, credo, un bel po' di ore proprio per arrivare alla portata di progetto. Però io sto parlando di portata di progetto, di questa qui, però qui ho scritto pioggia di progetto. Sono i primi dati. O meglio, le prime stime, perché la pioggia di progetto non è, a rigore, non è un dato. È vero che è un parametro di input che poi serve per la portata di progetto, eccetera. Però è un punto d'arrivo, come dire, una tappa che parte, cioè per dato, diciamo la parola dato nel linguaggio comune, dato, dati, sono andati, viene utilizzata per qualsiasi numero, no? Ma va bene anche così, cioè l'importante è che ci capiamo. Quando si dice secondo i dati della Banca d'Italia l'andamento dell'economia sarà questo. Allora, in realtà la Banca d'Italia in questo caso, se fa delle previsioni sull'andamento del PIL, questo numero che ci dà non è un dato. Noi normalmente, anche i giornalisti lo chiamano dato, ma non è un dato, perché per dato, a essere pignoli, si intende un valore osservato. I dati sono, per esempio, possono essere il PIL degli ultimi 3 mesi, perché è stato osservato, sì, con degli errori di misura, una certa approssimazione, però è stato osservato. Quindi per dato di solito si intende valori osservati. Tutti quelli che vengono ricavati a partire dai valori osservati, quindi dai dati, quindi questi sono osservati. Mettiamo qui, questo sarebbe un occhio, diciamo, come nelle caverne, no? No, quindi magari, siamo proprio al paleolitico. Quindi i dati sono osservati, diciamo pure. Magari con le ciglia si riconosce un po'. I dati sono osservati. A partire dai dati si ottengono delle stime. Che spesso nel linguaggio comune vengono anch'esse chiamate dati. L'importante non è che se uno chiama le stime dati è un ignorante, cioè. L'importante è che noi sappiamo di cosa si tratta. Va bene. Quindi per noi, per la pioggia, perché tu dicevi la pioggia di progetto è un dato,
In realtà si ottiene, è una stima che si ottiene a partire da dati osservati che noi vedremo, credo, nel corso di questa lezione. Allora, come dicono Totò e Peppino, per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare? Allora, innanzitutto dobbiamo capire, prima di capire da dove dobbiamo andare, dobbiamo sapere dove vogliamo andare, no? E lo vediamo subito. Dobbiamo semplicemente riscrivere la formula razionale, quindi Q max è uguale a C per H su T. Bene. Dunque, noi fino ad ora abbiamo utilizzato la formula razionale per stimare la portata al colmo di eventi osservati. Cioè abbiamo fatto anche col computer. Non mi ricordo, ma col computer abbiamo applicato la formula razionale? No, forse no. Comunque, lo dobbiamo fare. Cosa abbiamo fatto col computer? Non mi ricordo. No, con Excel. Abbiamo fatto il pluviogramma. Sì. Pluviogramma semplice e cumulato, sì. Vero? Basta, ci sono fermati lì. Dobbiamo fare un'altra esercitazione. Che stavo dicendo? Con la formula razionale, comunque diciamo la lavagna in teoria, noi l'abbiamo applicata fino ad ora a, diciamo, immaginando degli eventi osservati. Abbiamo detto, è piovuto tanto, stimiamo, no? È piovuto, c'è stata questa pioggia, vi ricordate questo grafico? È piovuto tanto, stimiamo che la portata al colmo di piena sarà questa. Questa qui. Adesso invece dobbiamo mettere qui al posto di H non una portata osservata, un'altezza di pioggia osservata, ma un'altezza di pioggia probabile, no? Quindi una pioggia che nelle osservazioni storiche non è detto che ci sia stata. Noi partiremo da osservazioni storiche, le elaboreremo con dei criteri statistici. E otterremo un'altezza di pioggia probabile. Poi vedremo questo probabile che cosa significa. E questa altezza di pioggia sarà quello che si chiama la pioggia di progetto. Però, diciamo, dobbiamo, quando dicevo dottor Peppino, per andare dove dobbiamo andare, da dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare è qua. Calcolare questa H stimata, non è un'osservata, una media di quelle osservate, no. È un'altezza, che questa viene chiamata una predizione, non nel senso degli indovini. La predizione, almeno secondo il linguaggio di alcuni testi, per predizione, la predizione si distingue dalla previsione, perché la previsione è quando c'è la protezione civile o semplicemente il servizio meteorologico che prevede domani, tipo il meteo.it, prevede
domani pioveranno, vedete quando c'è la pioggia sul meteo.it, allora nelle prime tre ore un millimetro, nelle altre tre 0,5 millimetri, cioè. Allora se le sommate, diciamo che il meteo.it prevede per domani 3,2 millimetri di pioggia su Bari. Quella è una previsione, perché prevede una quantità di pioggia in un determinato tempo. Cioè, diciamo che la previsione si arrischia, diciamo, è un compito che può essere anche imbarazzante, perché con la previsione io dico pioverà questa quantità all'incirca, questa quantità all'incirca nelle 24 ore di domani. Quindi c'è una quantità di pioggia e un tempo in cui si verificherà. Una predizione, invece, nel linguaggio idrologico, ci dice, in questo caso per esempio, la pioggia massima che si verificherà nei prossimi 100 anni sarà, su quella stazione, mettiamo, sarà di la pioggia massima della durata di 12 ore, per esempio, sarà pari a 112 mm. Quindi c'è anche qui nella predizione, c'è un'altezza di pioggia, come nella previsione della pioggia di domani, no? Però in questo caso intanto non è un'altezza di pioggia totale del prossimo secolo. Vuol dire che nel prossimo secolo ci saranno diverse piogge di varia intensità. La pioggia massima sarà di 110 mm in 12 ore. La pioggia massima di 12 ore sarà 110 mm. E quando avverrà? Boh! Dovrebbe avvenire nei prossimi 100 anni. Diciamo, adesso precisiamo meglio i concetti. Quindi non c'è un tempo definito, cioè questo evento, queste 12 ore con la pioggia di 110 mm, si dovrebbero verificare da qui entro i prossimi 100 anni, diciamo. Però nessuno ci dice, con la predizione, con queste stime idrologiche, noi non dobbiamo dire si verificherà fra 2 anni, fra 50 anni, non lo sappiamo. Diciamo che è molto probabile che, non è nemmeno certo, noi diciamo che è molto probabile che si verifichi nei prossimi 100 anni. Ma ora affineremo un po' questo concetto. Allora, innanzitutto, io direi, partiamo dal concetto di tempo di ritorno. Allora, partiamo da degli esempi assolutamente banali. No, diciamo proprio banali rispetto, diciamo, all'argomento che stiamo trattando. Allora, questo lo possiamo già dire. Il tempo di ritorno è il tempo che mediamente intercorre tra due occorrenze dello stesso evento. Ecco,
forse adesso veramente mi è venuto in mente l'esempio più banale che si possa fare, proprio il Guinness dei primati. Vabbè, lo faccio lo stesso. Se dello stesso evento, e qual è questo evento? Diciamo in questo caso una pioggia con certe caratteristiche. Però per chiarire meglio il concetto, se l'evento è il tuo compleanno, qual è il suo tempo di ritorno? Un anno. E qual è il tempo di ritorno della domenica? 7 giorni. 7 giorni, benissimo. Allora, questi sono casi in cui il tempo di ritorno è fisso. Io ho detto che mediamente intercorre. In questo caso mediamente intercorre, ma nel senso che tutti i valori sono uguali, la media di tanti valori uguali è uguale al... cioè la media di tutti questi valori uguali è uguale a uno qualsiasi di essi, no? Tranne forse, ora che ci penso, se l'anno lo contiamo, se invece di dire un anno, diciamo 365 giorni, allora possiamo utilizzare più a proposito il concetto di che mediamente intercorre. Quindi il tempo di ritorno del tuo compleanno in giorni è di 3 per 365 più 366 diviso 4. Quindi sono, suppongo, 365 giorni e un quarto di giorno dovrebbe essere il tempo di ritorno. Dico bene? Eh sì, perché dovrebbe essere 365, però dato che una volta su 4, quindi dovrebbe essere un quarto di giorno, vale a dire 6 ore. Quindi il tempo di ritorno sono 365 giorni e 6 ore. Quindi non... se noi diciamo un anno, possiamo dire un anno, senza... però non stiamo specificando se è un anno bisestile o no. Anche l'anno bisestile è un anno, vale un anno. Però se misuriamo in giorni, allora lì entra, come dire, viene illustrato meglio il concetto di tempo di ritorno. Quindi cosa sono questi? Abbiamo detto sei. Diciamo tempo di ritorno. Allora, credo che il concetto a questo punto sia chiaro. Volevo un altro esempio così di tutti i giorni, cioè purtroppo per voi non di tutti i giorni, però diciamo, voi mettiamo in un anno quanti esami avete fatto? Diciamo, da quando è finito il primo anno a quando è... no, poi state facendo il secondo. Quindi voi non avete ancora un anno per dire... mettiamo tutto nel calderone. Da quando vi siete iscritti? È passato un anno e mezzo, no? Sì. Allora, se voi... dividete, se prendete un anno e mezzo, diciamo sono 18 mesi, 18 mesi, sono passati 18 mesi, voi mettiamo che avete fatto, faccio per dire, 5 esami, una cosa... qualcuno li avrà fatti 5 esami, sono 4?
oppure di più. Allora, diciamo 5, non lo so, è vero che voi siete una classe brillante. Diciamo 5, allora, non voglio sapere vero e vero, infatti. Quindi avete fatto 5 esami in 18 mesi. Fatemi pensare, 18, quindi questo vuol dire, no, facciamo il contrario, vediamo, 18 mesi su 5 esami, quanto viene? Tra 3, virgola... mesi a esame. Il tempo di ritorno in mesi dei vostri esami, considerando dall'inizio dell'anno accademico, cioè 18 mesi, sono 3,6 mesi. Poi, durante tutto il primo, anzi questo diciamo è anche abbastanza nella sua, come dire, banalità, però secondo me può funzionare. Perché? Voi avete fatto un esame ogni 3,6 mesi preciso, come il vostro compleanno? No. Avete fatto il corso, quanto i corsi, ah no, perché ci sono i semestri. Comunque, i primi 5 mesi non avete fatto nessun esame, ovviamente. Poi c'è stata l'interruzione, mettiamo ne avete fatti 2 o 3. Quindi, durante i primi 5 mesi nessun esame. Poi durante un mese ne avete fatti 3. Però il vostro tempo, e così via, poi altri 5 mesi, eccetera. Il tempo di ritorno dei vostri esami però è 3,6 mesi. Se quindi uno potrebbe, in un modo molto così non scientifico, potrebbe dire, vabbè, allora di questo passo con 3,6 mesi ad esame mi laureerò in... Chiaramente non è scientifico perché cambiano tante cose, uno può accelerare, purtroppo a volte può rallentare. Però diciamo può cominciare a fare delle stime. E quindi e appunto queste stime in quanto tali possono essere diciamo anche sbagliate, però uno può anche fare la stima giusta, diciamo, e quindi io diciamo grosso modo il tempo di ritorno è 3,6 mesi. Poi appunto succede di nuovo che durante i corsi non date nemmeno un esame e quindi ah, allora quel tempo di ritorno è sbagliato. No, non è sbagliato, perché il tempo di ritorno è il tempo che mediamente intercorre. Quindi quando noi diciamo la pioggia massima di durata 12 ore dei prossimi 100 anni sarà di 110 millimetri. Quindi che vuol dire? Che diciamo che questa pioggia, in realtà non è proprio la pioggia massima, mi sono espresso male, a rigore bisogna dire che in 100 anni i 110 mm potranno venire eguagliati o superati una sola volta, o meglio, mediamente una volta. Poi invece succede, diciamo, se qualcuno ha la fortuna di poterlo raccontare, che nei primi 100 anni quella pioggia non è mai stata né eguagliata né superata. Anzi, magari la pioggia massima nei 100 anni è stata di 85 mm. Questo non vuol dire necessariamente che quella predizione, quella stima è stata sbagliata. Perché proprio già in partenza noi diciamo, attenzione, nei primi 100 anni potrebbe anche non verificarsi proprio e magari anche nemmeno nel secondo secolo. E poi magari verificarsi 4 volte nel terzo secolo.
o viceversa, nel primo anno uno dice, vabbè, sarà eguagliata superata una volta in 100 anni, e poi magari viene eguagliata o superata 4 volte. Può succedere. Questo, al di là, anche con una stima fatta bene, questo può succedere perché c'è comunque una componente aleatoria. In più, io vi anticipo che le stime che si fanno oggi si basano sui dati degli ultimi, dipende dalle stazioni, da quando sono state impiantate le singole stazioni, però si basano sui dati degli ultimi 3, 4, 5 decenni. Nel frattempo il clima sta cambiando. Quindi, quell'evento che io a regola d'arte prevedo che sarà superato una volta in 100 anni, secondo scienziati, diciamo, che si occupano di queste cose, è molto probabile che, essendomi io basato su un clima che era meno estremo di quello che ci viene a cui andiamo incontro, è molto probabile che questa stima sia sbagliata, non perché io non ho applicato bene le formule, eccetera, ma semplicemente perché il clima sta cambiando. E quindi, diciamo, questo fa parte, può far parte dell'aleatorietà. Se per esempio noi non sapessimo che il clima sta cambiando, rientrerebbe a far parte del caso, degli errori casuali. Sapendo invece che il clima sta cambiando, dobbiamo un po' stare attenti a questo. Come? Sovradimensionando poi. Più che sovradimensionando, diciamo, io dovrei cercare già nella pioggia di progetto di dire sì, questo è quello che io prevedo che si sarebbe previsto con un clima apparentemente stabile, con le sue oscillazioni decennali, così che vanno su e giù. Però, visto che il clima si sta diventando più estremo, al di là se piove di meno o di più, un'altra caratteristica del clima futuro e anche attuale è che le siccità e gli uragani diventano più frequenti, cioè si ha una maggiore variabilità nelle precipitazioni, e questa variabilità è destinata ad aumentare, cioè la pioggia totale dovrebbe diminuire. Ma quella che ci sarà più, mediamente più violenta, più intensa. Bene. Allora, vediamo adesso di dare una definizione più, diciamo, più consona al luogo in cui siamo. Dunque, si definisce tempo di ritorno di un evento piovoso. Il tempo durante il quale quell'altezza di pioggia sarà eguagliata o superata mediamente una volta. Oh, io ero partito da questa frazione, poi ho cambiato idea. Mi fate o il reciproco di 3,6 oppure mi fate 5 su 18?
cioè la stessa cosa. 5 diviso 18 è 0,28. E cosa devo mettere qui come unità di misura? Esame. Quindi diciamo che voi avete fatto in media 0,28 esami al mese. Magari con gli esoneri non potrebbe fare. Chiaramente questa è un esempio così, diciamo. Che però questo, che vuol dire? Noi, questo 0,28 esami al mese, e si chiama frequenza. Frequenza. Ma anche 3,6? No. Quello è il tempo di uso. Ma anche sì. Il tempo di ritorno. E la frequenza sono reciproci. Infatti io vi ho detto, mi potete fare o 5 su 18 oppure il reciproco di 3,6. Quindi in particolare, mettiamo che uno di voi abbia effettivamente fatto 5 esami in 18 mesi, questo è un dato, perché è una cosa osservata. Tra l'altro è osservata, a differenza di tante misure che si fanno che hanno un margine di errore, quando noi diciamo, io guardo il libretto, vedo che ho fatto 5 esami in 18 mesi, lì non c'è margine di errore, io ho fatto esattamente quel numero di esami in quel numero di mesi. Per cui la frequenza viene chiamata, diciamo, a volte per descriverla meglio, frequenza osservata. Quindi la frequenza osservata è quante volte effettivamente la frequenza con cui ho fatto degli esami in ogni mese. Mettiamo che in un modo molto rozzo uno dice, vabbè, fino a mo ho fatto 0,28 esami al mese, vuol dire che il mio ritmo è questo. Quindi nel futuro, diciamo, io penso ragionevolmente, prevedo che farò 0,28 esami al mese, cioè avrò una frequenza, continuerò con questa frequenza, cioè sto facendo una semplice extra... Hai saltato due sillabe. Benissimo. No, però se sei riuscita, dopo il mio suggerimento hai saltato due sillabe e sei riuscita a mettere quelle giuste, vuol dire che hai un margine di lucidità nonostante che, il pomeriggio, che non si direbbe a guardarti, però anche Narco Trigiano si vede, poverino, ce la sta mettendo tutta per rimanere sveglio, però no, c'è sempre il primo momento che è duro, però è una lotta, no, infatti all'inizio stavi peggio tutto a posto. In particolare loro due sono un po' rondinone, ma soprattutto loro due che li vedi che lottano, cioè tanto di cappello veramente. È il primo momento, lo so, perché per me, ma io se stavo io in mezzo a voi cioè il professore a Cassino mi doveva prendere. Allora, vediamo se arriviamo a un punto che possiamo fare una pausa. Quindi stavamo dicendo... se io faccio questa estrapolazione e dico, vabbè, io prevedo quindi in base ai dati del... in base alla frequenza osservata, estrapolo questa frequenza e prevedo che rimarrà quella, quindi farò 0,28 esami al mese.
Allora, questa frequenza stimata futura, io posso chiamarla in maniera anche un po' un sistema un po' rozzo, però io posso dire, nel momento in cui io dico continuerò con questa frequenza, questa diventa una frequenza probabile, cioè una probabilità. Vabbè, poi ricominciamo, facciamo una breve pausa, poi ricominciamo dalla definizione di probabilità. Il tempo di ritorno, dicevo, l'inverso, cioè il reciproco del tempo di frequenza osservata, anzi della frequenza osservata. Il reciproco della frequenza osservata. Forse ho capito. Se è il tempo di ritorno osservato. Sì. Vedi, io speravo che tu dicessi qualche fesseria, come infatti ho girato il telefono per me. Invece hai fatto una domanda sensata. Cosa c'è in questa tabella? C'è quello che c'è scritto qui dentro, la serie storica dei massimi annui su di una stazione. Quindi noi abbiamo i dati di una stazione, per esempio dal 1923 al 2011. E cosa abbiamo? Prendiamo, diciamo, la riga del 1923. Intanto vediamo questi 1, 3, 6, 12, 24 cosa sono. È la durata, o meglio, non è la durata dell'evento piovoso, è la durata, è una durata, è un intervallo di tempo. E in particolare, per esempio, questo di un'ora, cioè questo di... Nella colonna di un'ora, qui nella riga 23, abbiamo 17, che sono millimetri, tra parentesi, ma non l'avevo detto. Quindi 17 millimetri. Cosa vuol dire che nel 1923 la pioggia di durata un'ora massima, l'altezza massima di pioggia di durata un'ora, è stata di 17 millimetri? Vuol dire che, intanto non vuol dire che c'è stata un'ora in cui ha piovuto ininterrottamente e ci sono stati 17 mm, non lo sappiamo. Può darsi anche che quei 17 mm siano caduti in mezz'ora, però diciamo i dati noi li disponiamo per intervalli di tempo fissi di un'ora, tre ore, eccetera. Poi cosa precisamente sia successo in quell'ora non lo sappiamo e non ci interessa nemmeno saperlo. Quindi come funziona questo sistema? Stessa cosa per le tre ore. Diciamo che questo, facciamo la linea, sulla linea del tempo ci mettiamo il 1923 che comincia dalla notte di San Silvestro e finisce all'altra notte di San Silvestro. Poi questi sono i primi sei mesi, i primi tre. Ora, diciamo sono, l'abbiamo messa ogni tre mesi, no? Quindi questi sono tre. Allora, sugli annali del servizio idrografico, se ricordo bene, troviamo anche la data in cui c'è stata quella pioggia.
E mettiamo che sia stata 17 mm, potrebbe essere stata, non so, verso 9, 6 e 3, 9, diciamo intorno a settembre. Riuscite a vedere? È un piccolo istogramma. Chiaramente io non sto rispettando le proporzioni delle ore, dei giorni, no? Diciamo che questa qui è un'ora ed è stata l'ora più piovosa di tutto il 1923. Però in questa ora è piovuto solo, diciamo, per i primi due terzi dell'ora, poi non è piovuto più. Però proprio perché non vuol dire che l'ora più piovosa che sia l'ora più piovosa non vuol dire che debba essere piovuto per tutta l'ora. Quella è stata l'ora in cui si è verificata la maggiore altezza di pioggia per un'ora di tutto l'anno. Quindi possiamo dire che è stata l'ora più piovosa di tutto il 1923. Stessa cosa per la durata di tre ore. Torniamo un attimo sulla finestra di un'ora. Questo intervallo viene spesso chiamato anche finestra o finestra mobile. Perché? È come se durante il 1923 noi avessimo fatto scorrere questa è un'ora, è come se avessimo fatto scorrere questa finestra mobile dell'ampiezza di un'ora per tutto il 1923, no? Arrivata alla fine, l'ora più piovosa, una volta che diciamo è stato analizzato tutto l'anno, si è visto all'epoca che l'ora più piovosa era stata questa di un certo giorno del settembre 1923. Stessa cosa per la durata di tre ore. Con una finestra, diciamo, di ampiezza tripla, è stato scorso tutto il 1923, quindi con questa finestra dell'ampiezza di tre ore, è stato scorso tutto il 1923 e si sono trovate le tre ore più piovose, ma non di pioggia necessariamente consecutiva. Le tre ore in cui... Le tre ore sono piovuti... Sono piovuti quei millimetri. Poi magari sono piovuti in 10... No, sono piovuti in 10 minuti, sarebbero. Cioè, saranno piovuti in un'ora e mezza, in due ore. Vabbè, ma non va fatto paragone con, diciamo, tra le varie settimane, oppure, diciamo, scorre proprio tutta la linea intera, cioè, va fatta scorrere per tutto l'anno. Si fa scorrere per tutto l'anno. Una volta scorso tutto l'anno, qual è stata la zona, come dire, l'intervallo di tre ore più piovoso? E si sceglie quello. Potrebbe anche, se mettiamo che qui, se questa è stata una pioggia importante, può anche darsi che questa è un'ora, diciamo che tre ore verrebbero, chiaramente non rispettando le proporzioni con l'anno, verrebbero
E poi come si possono, cioè si fanno le rilevazioni su, diciamo, ad ora anche? All'epoca in alcune stazioni si facevano. Oggi, diciamo, è molto più, cioè le osservazioni oggi sono fatte molto bene. La cosa difficile è averle. Cioè dica difficile calcolare l'ora più. All'epoca sì, perché si faceva tutto a mano. Cioè, coi fogli davanti. A parte perché poi vedremo gli strumenti, come, però erano strumenti, diciamo, abbastanza scomodi, no? Diciamo, erano chiaramente meno precisi dei nostri, magari più affidabili, perché alla fine erano secchi d'acqua, quindi diciamo là stavano. Oggi con l'elettronica si possono rompere, cioè, però ci danno molti più dati. E comunque erano scomodi perché bisognava scrivere tutto a matita, penna, fare i calcoli senza calcolatrice all'epoca. Ma lasciamo perdere. Quello che a noi serve sapere adesso in questa lezione è che si prendeva, io la sto rendendo graficamente il concetto, ma non era fatto graficamente, era su delle tabelle con tutti i dati di pioggia dell'anno, si mettevano e come monaci amanuensi facevano questo lavoro. Diciamo, io per renderlo, credo, più, diciamo, più facilmente comunicabile, sto facendo questa, diciamo, questa trattazione grafica, no? Stessa cosa che è stata fatta con la finestra di un'ora viene fatta con la finestra di 3 ore. E spesso, non sempre, succede che le tre ore più piovose comprendono proprio l'ora più piovosa, perché magari dopo ha continuato a piovere. No, questo non lo voglio cambiare, sennò andiamo fuori dell'ora. Dopo ha ripreso a piovere e magari è piovuto un bel po' in queste 3 ore. Quindi in queste 3 ore c'è stata la pioggia per i primi, dunque, 20, 40 minuti, mettiamo. Poi non ha piovuto più, poi per questi altri 40 minuti c'è stato questo pluviogramma, no? E questo sono state le 3 ore più piovose del 1923. Graficamente lo vediamo a prima vista. Chiaramente questo non è un andamento realistico. No, perché è strano da immaginare, cioè per fare un'ora uno deve rilevare tutte le ore di tutto l'anno. E sì, si faceva così. No. Oggi si fa la stessa cosa, però si fa con i programmi, col software, è molto più semplice, si fa in un attimo. Che stavo dicendo? Oh, quindi questo è il criterio. I dati che noi abbiamo sono questi. L'importante, al di là di sapere come li hanno realizzati all'epoca, perché precisamente non lo so nemmeno io, no, non è importante per noi che dobbiamo utilizzare quei dati. Oggi si costruiscono con tutt'altri sistemi. A noi serve capire cosa sono questi dati. Cos'è questo 17, cos'è questo 21, fino ad arrivare alle 24 ore più piovose. Che non, attenzione, non sono il giorno più piovoso, perché non è detto che siano dalle 0 alle 0. Sono le 24 ore consecutive più piovose. Attenzione, 24 ore consecutive, non pioggia consecutiva. Cioè una finestra di 24 ore, vabbè, diciamo qui, occuperebbe tutto il 1923, diciamo una finestra più ampia di questa che scorre lungo tutto l'anno e ha un'ampiezza di 24 ore, individua le 24 ore più piovose. Tutto qui. Si chiama finestra? Finestra mobile. E c'è... Poi magari quando faremo qualche lezione col computer vi faccio vedere
altri esempi di come si usano oggi col software queste finestre mobili, diciamo. Stessa cosa con metodi di indagine completamente rivoluzionati, ovviamente, però la stessa tipologia di dati noi ce l'abbiamo oggi per i nostri anni. E per esempio il 2011 vediamo che è stato un anno, attenzione, non necessariamente più piovoso, anzi, diciamo che questa tendenza all'aumento dei massimi dovrebbe, secondo quello che è previsto, dovrebbe aumentare. Però avere i massimi anni più alti non vuol dire che è un anno più piovoso, è stato semplicemente un anno con piogge più intense. Poi, perché almeno questo ci dicono i dati, poi noi non sappiamo qual è stata la pioggia, non lo sappiamo, io non ho messa, diciamo, qual è stata la pioggia totale del 2011 e quella del 2023, perché al momento non ci serve. A noi ci interessano i massimi annui di 1, 3, 6, 12 e 24 ore per tutti questi anni. Se, come nel caso, credo che le prime stazioni siano proprio del 23, se non forse del 17, non mi ricordo, però diciamo di questi anni, ed erano poche. Poi man mano che si è andata avanti negli anni, ne hanno installate altre, che però poi magari durante gli anni della guerra non hanno prodotto dati, poi è successo che sono rotte, insomma, alla fine però le stazioni di pioggia sono aumentate moltissimo, dandoci anche dei dati a scadenze temporali ravvicinate, insomma, diciamo, abbiamo fatto dei grossi problemi. Quindi dove mi interessa praticamente tipo costruire una certa, anche uno sbarramento? Uno sbarramento, oppure se devi, non so, come vi ho detto l'altro giorno, pure se devi comprare casa, no? Faccio per dire. A differenza di un qualsiasi acquirente o di un qualsiasi agente immobiliare, tu sei in grado di capire questa casa che sto comprando, cioè non solo sei in grado di capire, cioè al momento sei in grado di capire questa casa dove si trova nel bacino, si trova in un posto sicuro, si trova proprio a due passi dall'asta principale, questo già sei in grado di capirlo. Alla fine di questo, diciamo, ciclo di questo argomento, sarai anche in grado di capire quale sarà, mettiamo che si trovi vicino a un'asta fluviale, tu sarai anche in grado di capire in questa asta fluviale quale portata potrebbe passare, secondo, diciamo, avente una certa probabilità. Quindi se devo fare una casa, se metto da una stazione pure temporanea, mi sono... No, ti devi basare sui dati già disponibili. Che a Verri è rognoso, perché, ma non perché non li vogliono dare, perché non fanno mai, cioè hanno veramente tanto lavoro da fare, devono fare le previsioni per la protezione civile, per cui i dati storici non hanno ancora messo su un sistema comodo per accedere magari via rete, anche se a tanti si può accedere, solo che sono messi in ordine in una maniera un po' scomoda. Però, diciamo, esistono, cioè una persona un po' tignosa riesce poi alla fine a procurarsi. Dopodiché, questi sono i veri dati, perché sono altezze di pioggia osservate. Su questi dati noi dobbiamo fare delle operazioni. Allora, intanto, diciamo, un'operazione che ci conviene fare è contare per ogni colonna quanti dati ci sono.
diciamo, secondo gli statistici sarebbe bene affidarsi a, diciamo, a stazioni che hanno un periodo di osservazione che è almeno di 30 anni, perché teniamo conto che questi non sono i dati di ogni giorno, sono i dati, sono i massimi di ogni anno. Cioè, se ogni anno è un campione, all'interno di quel campione si sceglie appunto il valore massimo per queste durate. E noi abbiamo bisogno, per fare, se noi assegniamo un tempo di ritorno di 100 anni, diciamo che 30 anni di osservazione sarebbe bene averli. Quindi, potendo scegliere, magari meglio scartare le stazioni che non hanno 30 anni di osservazione. Quindi, fare o far fare al software il conto di quanti dati abbiamo, quindi n con 1, n con 3, eccetera. E poi fare una banale media aritmetica. La possiamo chiamare con mi, la m greca. E questa sarà, o vogliamo scrivere H medio, dai, che magari è più immediata di tutto, no? H medio, quindi questo sarà H medio di un'ora, H medio di 3 ore, fino ad arrivare alla media di questa colonna, che sarà la media delle piogge di durata 24 ore. E questa è la media aritmetica, pure semplice. Anche la media aritmetica, tutti questi valori, anche il prossimo che faremo, sono ancora dati, perché è vero che diciamo, non sono misurazioni, la media aritmetica non è una misurazione, però viene direttamente da dei dati osservati, cioè non è una cosa stimata, è un calcolo esatto della media dei dati osservati, cioè noi non stiamo facendo delle predizioni, è semplicemente, diciamo, anziché essere un dato grezzo, è un dato elaborato, però è un dato perché si basa solo e soltanto su valori osservati. E poi dobbiamo trovare lo scarto quadratico medio. Forse voi non sapete cos'è. Voi avete fatto statistica. Sono il chi quadrato. Ah, che è una cosa più complicata dello scarto quadrato. Il chi quadrato abbiamo fatto un generico, matematico si va per matematica. Ah, sì. Allora, torniamo un attimo alla media, visto che, diciamo, quando noi stiamo osservando, cioè, non ti giro il telefono. No, quella di mezzo è la media, quella di sopra è la somma, avevamo detto. Questa? No, è il numero di osservazioni. Neanche chiamato numerosità campionaria.
Allora, quando noi... Allora, in statistica ci sono i concetti di popolazione e di campione. Quando si parla di popolazione, detto anche universo statistico, si intendono un insieme che comprende tutti gli oggetti che diciamo fanno parte dello studio. Tipo, se in questa classe, così come stiamo, vogliamo fare un'indagine sull'altezza, qual è più o meno l'altezza di questa classe, dei membri di questa classe, la popolazione siamo tutti noi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi la popolazione è fatta di 7 elementi. Elementi nel senso insiemistico. Però è questa è la popolazione, cioè tutti noi siamo la popolazione. Quindi noi sette siamo la popolazione, però ammettiamo di, per esempio, di non avere abbastanza tempo per fare un rilievo dell'altezza di tutti quanti, no? Ci è stato commissionato, diteci qual è la vostra altezza media. Scusate, se noi facciamo la media di tutti noi, la media assume il valore di parametro statistico, cioè il valore della media si chiama parametro quando è stato rilevato su tutta la popolazione. Però può succedere che noi non abbiamo il tempo di rilevare, mettiamo che qualcuno sia venuto il prurito, non so, all'Hamburg, di conoscere la nostra altezza media e ci dice vi do un metro da sarta, per favore in 3 minuti datemi le vostre altezze, ma datemi la media delle vostre altezze. Allora noi diciamo che in 3 minuti magari non ce la facciamo, allora prendiamo un campione, no, di noi. Quindi così a occhio prendiamo, non lo so, il più alto, il più basso, Dinone sarà il più alto, non so, forse proprio io sono il più basso, io Calabrese, insomma, prendiamo il più alto, il più basso e un'altra persona che sembra meglio. Quindi prendiamo su 7, prendiamo un campione di 3. Quindi un campione è un sottoinsieme della popolazione. Tra parentesi, i campioni vanno scelti con criterio scientifico, cioè andrebbero scelti a caso. Cioè, per esempio, se noi fossimo, diciamo, un numero più ampio, potremmo prendere come campione, non sapendo, diciamo, non avendo altri criteri, potremmo scegliere tutti quelli il cui cognome comincia con la A e tutti quelli il cui cognome comincia con la L. No? In maniera che noi... diventa così un criterio assolutamente casuale, no? Non come si fanno certi i vari sondaggi online, il sondaggio di questo giornale, il sondaggio di quel sito, che fanno il sondaggio tra gli utenti di quel sito, ma gli utenti di quel sito sono già selezionati in base ai contenuti, all'orientamento di quel sito, cioè. Almeno credo che l'esempio sia chiaro. Quindi, se invece tu prendi tutte le persone che hanno i cognomi che cominciano con determinate lettere, diventa un criterio assolutamente casuale. O comunque molto più vicino alla casualità perfetta. Quindi, il campione. Il campione, il numero di elementi del campione, si chiama numerosità campionaria. Quindi noi dal 1923 al 2011 abbiamo un campione o una popolazione? Ragioniamo un po'.
Aspetta, ho posto un po' male la domanda. Diciamo, se noi volessimo fare uno studio che riguarda gli anni dal 23 al 2011 su quello, allora quello sarebbe tutta questa colonna, ogni colonna sarebbe una popolazione. Se noi vogliamo fare invece uno studio climatico, gli anni dal 23 al 2011 sono un campione, perché voglio dire, se vogliamo, dovremmo avere un campione, non so, almeno dal 2000, no, diciamo la popolazione, non vi so nemmeno io dire da dove a dove dovrebbe andare, che so, da quando sono scomparsi i dinosauri al futuro. Perché se noi stiamo facendo uno studio climatico che riguarda anche il futuro, e in un certo senso il nostro studio è un po' un lontano parente degli studi climatici, perché riguarda diciamo, la piovosità, gli eventi estremi di una certa area, anzi nel futuro, no? Quindi, mentre questo è un campione che per di più si riferisce solo ad anni passati, cioè è un campione del passato. Ovviamente non posso avere un campione del futuro, altrimenti, tranne che nel film Ritorno al futuro, no? Che è bellissimo. Quindi io posso solo avere un piccolo campione di tutti gli anni del passato. Quindi questo qui che noi abbiamo è un campione. Se noi facciamo uno studio che riguarda, tra l'altro, il futuro, nemmeno il passato. Quindi con un campione del passato noi cerchiamo di trarre delle predizioni, diciamo delle stime, riguardanti il futuro. E questa N, numero osservazioni, è la numerosità campionaria. Ora, la stessa formula della media che io posso applicare alla popolazione, pari pari la applico al campione. Però la media, anche se ottenuta con la stessa formula, chiaramente con dati diversi, inferiori, in questo caso la media è una media campionaria e viene chiamata, mentre prima era un parametro statistico, era un parametro, quando si calcola sul campione viene chiamata una statistica. Quindi statistica vuol dire sia la scienza, un libro di statistica, eccetera, eccetera, il nome della scienza, questa branca della matematica, sia vuol dire questa cosa, cioè una grandezza, un dato elaborato su di un campione viene chiamato una statistica. Quindi la media campionaria è una statistica. Vabbè, diciamo in 5 minuti non si può fare lo scarto quadratico medio. Ah, e la media, come altre cose tipo la mediana, sapete cos'è la mediana? Allora, la mediana, noi siamo 7, è che tra l'altro è un numero dispari che... è quella metà. Se noi siamo 7, se ci mettiamo in fila in ordine di altezza, il terzo di noi, o la terza, non lo sappiamo, no, il quarto, perché il quarto o la quarta, la quarta altezza, o che la cominci da destra o da sinistra, è il valore mediano. Quindi si mettono in ordine tutti i valori, quello che sta al centro, se il numero è dispari, quello che sta al centro è il valore mediano. Se il numero è pari, si fa la media dei due centrali e quello figura come valore mediano. Allora, quindi media e mediana vengono chiamati indici di posizione oppure stima del valore centrale. Perché? Cosa vuol dire? Forse valore centrale è un po' più chiaro.
cioè la media ci dice più o meno, presumibilmente, la maggior parte di noi intorno a che altezza è situato. E per questo viene chiamato valore centrale. La mediana, la stessa cosa, è un po' diversa dalla media, però stanno tutte e due verso il centro dei nostri valori. Mettiamo che, non so, da rondino, quanto siamo alti noi? Tu sei sicuramente il più alto, quanto sei alto? 89. 89, alla faccia, non ti facevo così alto. Tu? 1,69. 69. 74. 74? 78. 78? 73. 83? 80. 80, 72, quindi tu sei la meno alta. Quindi voi due siete gli estremi, la media e la mediana non ci danno informazioni da dove va questa popolazione, però ci danno indicazioni che se tu sei 1,89 e lei è 1,69, diciamo che all'incirca uno sull'1,79, intorno all'1,79 c'è più o meno il valore centrale attorno al quale si addensa la maggior parte delle... Quindi per questo la media e la mediana sono parametri che cercano di individuare un valore centrale di riferimento. Va bene, allora prossima volta continuiamo con lo scarto quadratico medio. La produzione sarà per tutti.